Bella Vapers, bentornati su Oldies Vape. Oggi siamo qui con la Mio, che botta. Bella Vapers, bentornati su Oldies Vape. Oggi siamo qui col mio mese svapo. Io sono Jack, se non lo sapevate, ora lo sapete. Oggi andiamo a vedere un mese svapo molto completo. Andiamo a vedere due atomizzatori, una box e parecchi liquidi. Come prima cosa andiamo a vedere la VT Box 250, una box abbastanza grande, un DNA 250 by Vape Siege, una box tutta cinese, e devo dire che spacca veramente il culo. Una box da appunto DNA 250, una lipo da 1500 mAh. Devo dire che la batteria non dura troppo, però usandola una circa 80 di watt fa il suo dovere per quasi mezza giornata, e con la comodità della lipo potete ricaricarla ovunque voi siate. Su questa box ho montato il nuovo dripper, ovvero il Cosmonaut. Vi invito a guardare tutte le recensioni di quello che vedrete in questo video, se non sono ancora uscite usciranno, quindi con calma e vedrete tutto. Il Cosmonaut è un dripper postless, quindi il deck non presenta torrette. È veramente un ottimo Atom, io mi ci trovo veramente bene, una resinosità tutta sua, un po' strana, un po' diversa dagli altri Atom, e secondo la mia modesta opinione è un buon Atom da flavor chasing, anche se comunque la vaporosità è comunque molta. Andiamo a vedere ora il secondo dripper, ovvero l'Apocalypse by Armageddon, il V2 è comunque, sai, non il V1 da poveri, su Painkeeper clone, perché noi siamo ricchi. È un Atom che mi ha fatto mettere il gun sul suo stand, il gun è lì fermo da circa un mese ormai, perché spacca, la resinosità mi piace di più del gun, ma anche il gun tornerà e lo vedrete nel prossimo mese svapo, perché abbiamo tante novità anche per il prossimo mese. Ci tengo a dirvi che da quando ho iniziato a svapare, circa un anno fa, ho sempre alternato tank, box, tubi e dripper, mentre in quest'ultimo periodo mi sono molto soffermato su tubi e dripper. Diciamo che ho fatto un po' una mia scelta, perché andare ad utilizzare tutti i device sul mercato è veramente impossibile, e invece concentrandosi su tubi e dripper diciamo che possiamo avere una scelta comunque molto vasta, però senza andare a disperderci troppo nel mondo dello svapo. Comunque mi terrò aggiornato su tutti i device. Adesso mi faccio due svapate sull'Apocalypse, sul quale ho drippato il primo liquido di cui andiamo a parlare oggi, ovvero il Buttered Milk Pie. Un liquido devastante, ragazzi. Il Buttered Milk Pie è una torta americana del Sud America. Sud America, non Sud America, sud degli Stati Uniti d'America. Quindi sai... comunque avete capito, e è praticamente una torta di pasta frolla, una sorta di crostata con dentro tipo la crema catalana, non so come dire, sopra c'è il caramello lì, il minchia di zucchero con la fiamma ossidica devastante. Andiamo a farci due svapate e vi faccio vedere anche come spinge, sai. Adesso andiamo a posare il nostro tubo e andiamo a vedere tutti gli altri liquidi che hanno caratterizzato questo mio mese svapo. Abbiamo parecchi liquidi, quindi con calma, sedetevi comodi sul divano, mettetevi le cuffiette, anche se questo non è un video porno, ma potrebbe esserlo per voi che amate lo svapo. Mr. Malz Flurry, un milkshake all'Oreo devastante, ragazzi, vedrete la recensione se non l'avete già vista. E raga, ve lo consiglio, è devastante, ve lo consiglio, come anche vi consiglio il Buttered Milk Pie. Come vedete il Buttered Milk Pie è quasi finito, il Mr. Flurry, questo è di Gabriel, il mio è finito completamente. Andiamo a vedere un liquido che invece in questo mese non mi è piaciuto per niente, l'ho comprato e l'ho appoggiato lì, ho sboccato e basta. Il Grim Reaper della Scary Vape, questo qua, compratelo solo se volete regalarla a qualcuno e fargli un dispetto, o se volete uccidere vostra madre, perché glielo potete tirare nei denti. Andiamo a vedere due liquidi ora al popcorn. L'I Love Popcorn e lo Steep Pop Dees. Allora, sono due popcorn molto diversi tra loro.
Il popcorn, l'I Love Popcorn è un popcorn dolce, quindi un popcorn con lo zucchero a velo. Purtroppo non mi è piaciuto troppo, ne ho svapati circa 10 ml, 20 sono caduti per terra e ne ho ancora una trentina. Mi sento di consigliarvelo, sì, però a me non mi ha appassionato più di tanto, a differenza dello Steep Pop Diz. Questo me lo sono praticamente bevuto, ne ho ancora 2-3 ml, li tengo per le occasioni speciali. Un popcorn con burro e caramello salato, devastante, sa di pasta al burro. È devastante, ragazzi. Altro liquido che ho comprato da poco è il Frid. Ho visto che anche il Santone li andrà a recensire a breve. Questo è il Kraffen con l'Oreo. E ragazzi, che dire, lo sto svapando, non mi ha preso più di tanto perché non sa di cacao, però è un liquido dolce comunque svapabile secondo me, quindi lo sto tirando giù abbastanza velocemente. L'ultima azienda di cui vado a parlare oggi è la Flavor Boss. La Flavor Boss è un'azienda appunto inglese che produce copie di liquidi famosi. Li produce in aroma, quindi voi potete comprare la boccia da 500 ml o un litro, dove all'interno troverete solo l'aroma da loro mixato e voi andrete ad aggiungere la base. Oppure in alternativa potete andare a comprare le boccette da 30 ml già pronte. In questo caso io ho preso il Kanzi, che è un mix di frutta, mi ricorda molto il Fruit Whip della Kilo, veramente buonissimo. Lo utilizzo sul Troll, che è un tank che mi sono dimenticato di portare oggi, che anch'esso è nuovo del mese svapo. È un ottimo tank, però come vi ho detto prima mi sono un po' allontanato da essi. Il Kiberry Yogurt è uno yogurt anch'esso alla frutta che non ho ancora avuto modo di provare tanto, infatti ne mancano giusto 2 ml. Invece il Biscuit Eater è un biscotto anch'esso veramente buono. Però appunto per ulteriori recensioni ci vedremo più avanti sul canale, perché ancora non li ho provati troppo bene. Ragazzi, direi che per questo mese svapo è tutto, ci facciamo ancora due svapate, vedi, mi cade pure il tubo, vedi, meno male che c'ha la pancia che la tiene. Ok ragazzi, direi che per questo mese svapo è tutto, ci becchiamo al prossimo mese. La settimana prossima vedrete un vlog speciale o comunque qualcosa di un po' diverso sul canale e comunque vedrete veramente tante news sul prossimo mese. Non vi faccio nessuno spoiler, ma sia io che Gabri abbiamo tante news, Luca le troverà le news. Luca, tu che stai guardando questo video. Sì. Devi capire che per essere membro di All Days Vape devi sborsare, spillare, pagare, sganciare i soldi, ok? Non solo per l'attrezzatura ma anche per lo svapo, perché il nostro svapo fa parte dell'attrezzatura, ok? Caro Luca, per favore, spendi i soldi come Dio comanda. Va bene. Facciamo un'altra svapata, ragazzi, bella. Sì che tira, belli! Olè! Gang, raga, bella!